una Kastersemenia di grande livello in questa finale. Partite dunque le donne per questa finale degli 800 metri femminili, è la terz'ultima finale del programma in pista, dopo sarà il turno delle staffette 4%. Claudio Berardelli mi ha detto Janet partirà sì, forte i primi 200, anche più forte delle qualificazioni, è l'unico modo per provare a stroncare la forza muscolare della Semenia, soprattutto nell'ultimo tratto di gara. Janet Jepkoskei, lo ricordiamo che in questo momento è in testa alla gara davanti a Kenia Sinclair, controllata direi con un passo abbastanza pesante Caster Semenia, però atleta 26-61, sempre, atleta sempre potente, capace di uscire molto bene nel finale. In terza posizione abbiamo Alicia Johnson Montegno in questo momento che tiene il ritmo delle prime, attenzione al passaggio perché sembra un passaggio abbastanza veloce. Le russe sono più forti sul piano cronometrico, sono ben tre e Semenia difende il titolo. Passaggio assai veloce, 55-86, potrebbe aver fatto la scelta giusta, più giusta forse Caster Semenia. Semenia sta andando sul suo ritmo. Adesso prova a uscire. È troppo Intanto veloce. C'è Savinova che sta marcando. Savinova sta marcando Caster Semenia, vedete adesso Semenia si porta avanti e va verso il quarto Vediamo posto. Gli ultimi due. Lì davanti probabilmente adesso inizieranno a pagare. Caster Semenia guarda il tabellone, controlla e adesso mette la freccia. E lì dietro Savinova che la sta marcando, vedete passa anche lei, non la vuole mollare un secondo. Savinova che sa di dover temere Caster Semenia, siamo ai 600, la Semenia adesso attacca nella parte esterna della prima corsica, adesso si porta in prima posizione, Savinova prova a inseguire Janet Jepkoskei, adesso sta faticando, un primo passaggio ai 400, forse è troppo veloce, vediamo se Semenia ne avrà ancora in questo finale, passaggio ai 700 metri, 100 metri alla linea del traguardo con Caster Semenia avanti, Savinova adesso prova a uscire e vediamo se Semenia ne avrà, Savinova va all'attacco della campionessa del mondo, Caster Semenia non ce la fa, la russa Savinova va a vincere il titolo mondiale in 1.55.89, 1.55.89, Semenia non ne aveva più, ma si porta a casa comunque una medaglia d'argento, importante dopo tutto quanto quello che è successo in questi anni e non è facile per un atleta subire quello che ha subito Caster Semenia. La migliore prestazione mondiale dell'anno dovrebbe essere. Beh, soprattutto nei più grandi tempi della storia. La Savinova la più titolata, tre ori, il mondiale indoor a Doha, gli Euro indoor, campionessa europea, 1.56.95 di personale, si è migliorata di mezzo secondo e dunque ha ottenuto i tempi quest'anno e veramente ha messo un sigillo, ha fatto una gara tattica perfetta, ha seguito la sudafricana fin dagli 400 metri. Sì, fin dall'inizio sì, perché sapeva che anche da quanto visto in semifinale Caster Semenia stava tornando ai suoi livelli, però guardate che bel finale questo di Savinova, che chiude in scioltezza 150 metri. Comunque bravissima anche la Janet Jepkoskei perché ha fatto lei la gara, è riuscita a tenere, si è presa questo bronzo proprio con la voglia di non mollarlo dopo un passaggio molto coraggioso, brava, bravissima, una medaglia di grinta, brava. Tanto qui la nostra monitoria è andata nel pallone, sì, per cui non sappiamo dirvi i tempi esatti di prima, seconda e terza, ecco sono arrivati. Arriva, allora arriva. Savinova, miglior prestazione al mondo, 1.55.87 per la russa, poi Caster Semenia 1.56.35, dunque ritorna vicino ai suoi livelli la Semenia. Janet Jepkoskei in terza posizione, la medaglia di bronzo 1.57.42, il finale bello per il primo posto, bello anche per il terzo con Alicia Johnson Montegno che prova a recuperare fino sulla linea del traguardo ma non ce la fa perché Jepkoskei ne ha di più e va a vincere la medaglia di bronzo per soli 6 centesimi nei confronti della Johnson Montegno. Dunque una gara bellissima, bella gara, molto molto bella questa, è una Semenia diversa perché nelle tappe della Diamond League stava trovando la sua condizione ma non aveva destato grande impressione, era stata anche nell'ordine dei due minuti, sì, anche superiore ai due minuti, però sì, usciva da due anni difficili. E emotivamente quello che ha trascorso penso che sia non molto